Ma scusi, ma non ha visto che traffico c'è lì fuori? Non me ne parlate. Due caffè con molto zucchero. Per me è amaro, grazie. Mi per un po' di diabete. No, non mi piace senza zucchero. Ho capito. Voi lo volete amaro perché non volete ingrassare. Ma voi non siete grasso. Io vedo un giottino, è grasso, signore. Ma quale grasso? Allora che dovrei dire io? Non dovrei mangiare più. Non siete grasso, siete sciupato. Sentite a me, dottore. Voi non siete né sic ed è chiatto. Siete roba regolare, robusta così. Io le capisco, che sono sacco. Guarda, ma faccio vedere la verità. Buscemo una bella taglia 48, ecca salarge. E sapete come è andata così, come una liscia? Mangiate, mangiate, le diete fanno male. Il vostro problema è che dovete dimagrire, un po' qui e un po' qui. Questo è tutto. Avete visto, dottore? Che vi ho detto io? Voi non siete grasso, siete magro. Per favore, posso avere un caffè amaro? Datemi a me. Il dottore è milanese, la prima volta che viene a Napoli. Fatelo con me. Dottore, scusate, ma... mi sembrava una faccia conosciuta, ma fosse con un ragioniere dell'Alfa Sud. No, non sono un ragioniere, sono il capo del personale. Azzurro, il capo del personale dell'Alfa Sud. Cucciotti, che vedo allora, fammi passare. Che capelli di ragioniere. Dottore, per puro caso qui tenga un curriculum di mio cugino Vanetta Luigi. Questa è la fotografia, questa è il concetto illimitata. Sì. Che sono certificati io anche mio fratello che ha fatto una domanda 2 anni fa. Dottore, tre anni. Non è la laurea già che si fa. Mi danno un figlio così. Dottore, ma voi fosse fascio da pazzi? Ma come vi mettete a dire davanti a tutti quanti che siete il nuovo direttore del personale dell'Alfa Sud? A rischio di essere ucciso? A proposito, dottore, io tengo un parente romino, tanto un bravo ragazzo, è perito elettrotecnico, sono 6 anni che non riesce a trovare una sistemazione. La mamma è disperata.